Amici di YouTube, un buon pomeriggio dal vostro Lino Juventus, direttamente dalla piscina. Non si possono più fare video seduti con calma sul tavolo, perché fa cavata, voglio un metro fuori dalla chiesa che fa cavata. Allora, situazione mercato. Trovato praticamente l'accordo con De Ligt, la Juventus ora sta trattando con l'Ajax, in cui la società olandese chiede dai 65 ai 75 milioni di euro. 75 milioni di euro che era la cifra che ha offerto il Paris Saint-Germain, quindi la Juventus deve pareggiare l'offerta del Paris Saint-Germain. Vogliamo essere tutti fiduciosi che questa trattativa, anche grazie a Milan Aiola, possa andare a buon termine e che la Juventus possa assicurarsi attualmente il difensore centrale più forte del mondo, dall'età che ha, ricordiamolo, 19enne, capitano dell'Olanda, ha fatto una stagione con l'Ajax straordinaria, è riuscito a sopportare determinate pressioni dietro anche in partite molto, molto fondamentali, soprattutto contro, l'abbiamo visto proprio sulla nostra pelle, una partita tutto di ritorno, Juventus-Ajax. Quindi De Ligt, giocatore perfetto per ringiovanire la difesa della Juventus, ricordiamolo, 19enne, capitano dell'Olanda. Acquistando De Ligt, la Juventus metterebbe a posto la difesa, direi almeno ad un lato centrale, per i prossimi 10 anni stiamo a posto così. Fossi la Juve, l'anno prossimo proverei a prendere un altro difensore forte, magari il sogno, perché sarebbe, voglio veramente un colpaccio, prendere Koulibaly e fare una coppia centrale Koulibaly de Ligt. Però adesso qui stiamo parlando di fantamercato, parliamo della realtà. La realtà dice che la Juventus sarebbe molto vicina a De Ligt, praticamente trovato l'accordo anche con Rabiot, parametro zero, che dal 1 luglio dovrebbe la società mettere in sede il contratto e ufficializzare l'acquisto. Rimasto un po' stupito dal ritorno di Buffon, che addirittura torna per accettare di fare il secondo, penso che sia giusto così, perché Szczęsny non è che può fare un anno che torna a fare un secondo. Quindi una decisione che spiazza un po' tutti, però alla fine è contento che Gigi torna a casa, che il suo posto di dirigenza scusate, che il posto suo in dirigenza non era a rischio. Io sinceramente pensavo che tornava per fare il dirigente, questo anno da giocatore non me l'aspettavo, però sembra che a me cosa fatta il ritorno di Buffon come secondo portiere, che quindi, perché se non ci apretavo, Perin non mostrava tutta questa sicurezza che doveva dare. Perin a Genoa era un grandissimo portiere, però con le partite non ha dato sicurezza essendo secondo portiere. Quindi alla fine la Juve cercava il secondo, Buffon cercava squadra, penso che non ci poteva essere accoppiata migliore, entrambi penso che saranno soddisfatti entrambi. Ho saputo che è stato Buffon a contattare la Juventus e a chiedere il ritorno. La Juventus ha valutato il fatto di trovare un secondo portiere, magari non riuscendolo a trovare, Buffon cade a pennello, quindi direi decisione abbastanza saggia, molto soddisfatto, molto contento che Gigi torna a casa, soprattutto per il posto di dirigenza che li aspetta. Ora la Juventus vuole fare una cosa buona, deve mettere in dirigenza un altro che merita, ossia Alessandro Del Piero. Quindi ora aspettiamo che nei prossimi anni magari anche Del Piero possa entrare in dirigenza. Detto questo, penso che faremo una grande squadra, penso che la Juventus quest'anno sarà più forte dello scorso anno. Aspettiamo che ufficializzano De Ligt, perché De Ligt sarebbe veramente un colpo straordinario. Attendiamo l'ufficiale di Rabiot, che a parametro zero è un ottimo giocatore, e mi aspetto ancora qualcos'altro tra Pogba, Isco. La Juventus, sono convinto che ci staranno lavorando sopra. Sulla questione Chiesa, Comiso vuole che lui resta a Firenze, però io penso che il giocatore non ne sia tanto convinto, soprattutto quando sai che la Juventus ti cerca. Però l'acquisto di Chiesa non lo so come lo vedrei, se lo vedo una cosa buona oppure no. Io punterei a prendere Icardi e magari usare Higuain come pedina molto importante per prendere dei giocatori importanti. Sentivo di Florenzi alla Roma, di Pellegrini alla Roma, però per dire, Higuain tu lo puoi usare per acquistare qualcuno, perché Higuain è un'ottima pedina di scambio, anche se io lo terrei sinceramente. Però se la società decide di vendere Higuain, io punterei a prendere Icardi gratis, non dimentichiamolo. Quindi ragazzi, vediamo la società cosa ci combina. Siamo in attesa dell'ufficialità di Elite, speriamo al più presto. Io vi do appuntamento al prossimo video, ragazzi. Mi raccomando, lasciate le iscrizioni perché sono poche ancora.
e vi voglio ricordare che chi ti fa Juve non perde mai. A Juve come facciano un ballo bagno in piscina, fa capo pure in Germania. Chi diceva che la Germania era fredda, la Germania è caldissima. Sono veramente parecchi anni che in Germania a volte supera anche l'Italia come temperatura. Quindi godiamoci questo caldo, spero che finisce subito perché chiudiamo l'inverno, voglio la stagione calcistica, voglio la Champions League, il campionato, io l'estate la odio. Però ci sta e ce la dobbiamo tenere e ce la dobbiamo sfruttare al meglio. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Mi raccomando, lasciate l'iscrizione al canale, che siamo ancora in pochi. Un abbraccio a tutti, ciao!